Ciao a tutti! Nel video di oggi volevo proporre una video ricetta. È molto semplice la procedura, servono un po' di ingredienti ma non troppi e soprattutto il risultato è molto elaborato pur essendo una preparazione molto semplice. Tuttavia non è una ricetta brevissima, cioè la preparazione è rapida. I tempi di cottura sono un pochino più lenti perché ci vogliono circa 20-25 minuti. Come leggete nel titolo, è quindi a base di verdure. Non prevede l'utilizzo appunto di carne, di fonti di glutine o appunto di derivati del latte. Poi ognuno può creare le sue varianti come preferisce. Ho voluto fare questa appunto ricetta perché secondo me si presta molto bene a tantissimi piatti e spero che vi possa essere d'aiuto. Vi lascio al video. Ciao! Ecco gli ingredienti. Due carote, io ho già lavato tutti gli ortaggi di media barra grande dimensione, uno spicchio d'aglio, quattro pomodori, ho utilizzato due perine e due pomodori normali tondi e all'incirca 6 etti di zucchini. Ovviamente in base al peso degli zucchini vi regolate con una o due carote o anche più o con tre piuttosto che quattro pomodori. E infine ovviamente tutto quello che è l'essenziale per cuocere, l'olio per il soffritto. In questo caso faremo un soffritto di aglio e carota, non di cipolla perché recentemente non sono stata bene, preferisco non mangiare, anche se nel soffritto appunto tradizionale andrebbe la cipolla. Sale quanto basta, rosmarino, una spolverata secca ovviamente, di rosmarino secco, origano, anche questo una spolverata, e poi l'ultimo ingrediente segreto, un cucchiaino di brodo vegetale, quello senza lieviti e senza glutine preso, perché appunto mangiandolo anche mio fidanzato non vorrei avvelenarlo. Gli utensili necessari per la preparazione di questo piatto sono, prima di tutto, un pela carote, che questo qui è un pela patate, ma io lo uso per le carote e mi trovo benissimo. Un coltello per tagliare via le parti appunto da scartare dei zucchini, dei pomodori, che vi conviene spellare. Io a volte li spello, a volte no, in base a quanto tempo ho. Un cucchiaio per girare, ci vorrebbe un cucchiaio in legno. Purtroppo preparando da mangiare anche per il fidanzato che è celiaco, devo optare per uno in metallo, poiché appunto è più igienico, si può lavare meglio, mentre quello di legno tante volte assorbe. Il coperchio in alluminio e ovviamente la casseruola in alluminio, perché da buona ligure, per quanto alcuni abbiano scelto di non cucinare con questo tipologia di materiale che è l'alluminio, io mi trovo molto bene. D'altronde la nostra tradizione culinaria vede la preparazione di molti sughi e molti secondi proprio nelle pentole d'alluminio. Cambia il gusto, è strano da dire, ma cambia veramente il gusto. Spostiamoci ai fornelli. Tagliamo prima di tutto l'eccedenza dei nostri zucchini, cioè lo scarto. Io tolgo sempre appunto la parte quella dove si attacca al fiore e la parte invece più dura. Dopodiché tagliamo a croce i nostri zucchini. Questi, essendo un po' piccoli, forse più che la croce conviene fare un taglio centrale e poi delle rondelle, perché altrimenti resterebbero veramente troppo piccole le parti di zucchino. Con l'apposito strumento peliamo le carote. Ovviamente devono essere già lavate le carote. Io non le passo nel fritatutto e non voglio usare il tagliere in legno per la stessa ragione per cui non voglio utilizzare neanche il mestolo di legno perché può essere contaminato. In teoria dovrei comprarne uno in materiale sintetico, ma finché non sono nella casa nuova, qui viene spesso mia sorella, tante volte fa dei casini perché li usa per altre cose e io non ho voglia di rischiare. Per cui taglio rondelle abbastanza sottili, ma che poi non devono essere sottilissime perché si deve sentire il gusto di carota, ecco. Quindi tagliamo tante piccole rondelle.
Dopodiché nella nostra casseruola mettiamo due bei cucchiai di olio evo, extravergine d'oliva, come ci dicono. Vedete, due bei cucchiai proprio pieni, se ce ne casca un pochetto di più va bene, ecco. Siamo in Italia, l'olio è sempre buono. Basta non esagerare, ecco. Però abbiamo anche molto, molti zucchini, per cui conviene far così. Adesso attacchiamo sotto il fornello. Una volta che l'olio comincia a riscaldarsi, mettiamo il nostro spicchio d'aglio sbucciato diviso in due e aggiungiamo le carote. Diamo una mescolata e lasciamo cuocere per qualche minuto. Nel frattempo occupiamoci dei pomodori. Cerchiamo di sbucciarli come meglio possibile. Questi sono belli maturi, quindi si sbucciano molto bene. E possiamo anche tagliarli a tocchetti, appunto le parti più dure. La parte interna bianca va ovviamente rimossa perché non è buona, ecco. Io lascio la polpa, anche se tirerà fuori un po' d'acqua, perché giustamente deve esserci un po' di sugo. Si disperanno poi da soli. Ricordiamoci di continuare a mescolare anche su qui, altrimenti si rischia di bruciare la carota e l'aglio. Dopo qualche minuto aggiungiamo i nostri zucchini. E per ultimi i pomodori, lasciamo ammorbidire, magari aggiungendo un bicchierino d'acqua, mezzo bicchierino d'acqua. E una volta finiti di tagliare i pomodori, possiamo aggiungere i nostri pomodori. Un po' di rosmarino, come potete vedere non tantissimo. E abbastanza origano, poi ovviamente va a gusto quello che volete fare, ecco. Un bel pizzico di origano. Dopodiché io di solito, tacco le mani, aggiungo anche un po' di brodo, come vi dicevo, brodo granulare. Direi un misurino buono, ecco. Ovviamente va aggiunta un po' d'acqua tiepida, un bicchiere questa volta. Diamo una mescolata. Mettiamo a fuoco medio-basso e copriamo col coperchio. Lasciamo riposare cuocere per 20 minuti, ricordandoci di girare ogni 5-6 minuti. Il risultato ottenuto è questo. È ancora fumante, vorrei solo che sentiste l'odore che c'è adesso in cucina perché è splendido. Mi si è un po' abbrustolito, però tutto sommato basta che non sia carbonizzato perché fa male, ma se è leggermente tostato a me non dispiace. Come avete visto è un tipo di piatto che va benissimo come contorno per un secondo o è fantastico e ottimo secondo me se a parte fate bollire la pasta e poi all'ultimo con un po' d'acqua di cottura la fate finire di cuocere appunto nelle verdure o se all'interno vi preparate proprio un risotto munendovi del brodo. E secondo me anche un'altra variante che ho provato, un pochino più sfiziosa, che mi è piaciuta un sacco, è stata con la pasta sfoglia. Ho steso la sfoglia, poi posizionata all'interno di una teglia, ho messo all'interno il contenuto delle verdure preparate facendo cuocere però gli ultimi 3 minuti anche due uova rotte dentro appunto, mescolando bene, ho una volta cotto ho messo tutto dentro
alla pasta sfoglia e ho aggiunto una mozzarella tagliata a cubetti e due bei cucchiai di parmigiano. Vi garantisco che se vi piace il formaggio l'effetto è un successo assicurato. Io spero che questo video vi abbia fatto venire fame prima di tutto, infatti per casa c'è un profumo buonissimo, e vi abbia anche fatto un po' venire la voglia di provare a farla, magari inventando la vostra variante, perché appunto è una cosa che io purtroppo non riesco a seguire delle video ricette su tutti quegli elenchi di ingredienti che sono lunghissimi, chilometrici. Per cui ogni volta apporto qualche modifica, magari la prima volta la faccio da copione, tutte le altre poi di fantasia. E spero che possiate farlo anche voi e tirare fuori delle gustose alternative. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!